In questo video tutorial vedremo come si creano i gruppi e i componenti in SketchUp. Disegniamo un rettangolo, una figura bidimensionale. Stessa cosa varrà anche per quelle tridimensionali. Innanzitutto devo selezionare gli elementi che voglio che vadano a comporre il gruppo, ossia in questo caso voglio fare un gruppo di tutti e 5 elementi del rettangolo. Seleziono tutto il rettangolo con un doppio clic all'interno. Dopodiché posso andare dal menu Edit e cliccare sulla scritta My Group, oppure da tasto destro sull'oggetto selezionato, apro il menu locale e clicco su My Group. Il gruppo è stato creato, adesso con un semplice clic l'ho selezionato tutto. Posso andarlo a muovere, scalare, a fare tutte le operazioni dedicate appunto a questa entità che è diventata unica. Se voglio andare a cambiare le geometrie, devo andare ad operare all'interno di questo gruppo, per cui mi serve fare un'operazione particolare, ossia a questo punto devo fare un doppio clic per poter vedere e modificare il gruppo nelle sue entità principali. Per esempio adesso posso ritornare a selezionare un bordo alla volta e posso fare delle modifiche appunto delle dimensioni di questo rettangolo. Quando ho cliccato due volte, adesso mi si vede appunto il mio oggetto rettangolo all'interno di un reticolato puntinato. Mi fa capire che posso agire solamente su questa entità qui e non all'esterno. Si vede infatti che tutto il resto del disegno, in questo caso solo questa sagoma, è ingrigito perché non è selezionabile, non è modificabile. Una volta finite le modifiche, posso fare un clic all'esterno di questo reticolo e ritornerò nella situazione precedente. Quindi, una volta creato un gruppo, un clic mi serve per selezionarlo, un doppio clic mi serve per entrare nel gruppo e modificarlo. Vediamo qual è la differenza fra gruppi e componenti. Ora, di un altro rettangolo, io faccio la stessa cosa, ma questa volta dal tasto destro, dal menu locale, invece di cliccare su Make Group, clicco su Make Component. Mi si apre una finestra perché i componenti hanno delle proprietà particolari in più rispetto a quelle che sono quelle dei gruppi. La prima cosa che mi chiede è un nome, poi una descrizione ed altre proprietà avanzate. Quello che mi dice qui nella spunta, in questa parte finale che è spuntata, è appunto il fatto che verrà sostituita la selezione con il componente. Si può anche non spuntare questo, a quel punto le 5 entità rimarranno comunque distinte e il componente verrà creato in una libreria di SketchUp. Se clicco su Create, adesso mi ritrovo due oggetti che nella selezione sembrano uguali, questo però è un gruppo, questo è un componente. Qual è la differenza sostanziale? È che se io faccio una copia, o più di una, del gruppo e se la faccio del componente, è una cosa molto diversa. Perché adesso, entrando in una qualsiasi di queste tre copie del gruppo, per esempio questa, e facendo delle modifiche, non succede nulla alle altre due copie. Se invece la stessa cosa la faccio su una qualsiasi delle tre copie del componente, la modifica mi si vede in tempo reale su tutte le sue copie. Quindi la differenza è che i gruppi, le copie dei gruppi non sono istanziate, quelle dei componenti sì, cioè sono legate in tutte le modifiche che io farò.